Sì, buongiorno, è ovviamente sempre un'emozione parlare qui come in altri luoghi, tra l'altro da un po' di tempo che non ci sono momenti pubblici, quindi credo sia anche l'opportunità per ricordare quanto è importante impegnarsi e rimanere nella nostra città. A me questo ha colpito sempre della famiglia di Alessandra, di Lorenzo, Francesco, ovviamente Sandro che sta qui con noi, impegnato anche lui da sempre. Immagino quanto è stato difficile, ho sempre pensato questo quando ho conosciuto la storia di Alessandra, così come di altre vittime, quello di rimanere in città, perché se alcuni napoletani ti tolgono la cosa più cara che è la mamma, già rimanere in questa città è stata una scelta coraggiosa. E poi ho apprezzato l'impegno sociale di Alessandra già da prima che diventasse assessore. L'assessore è una scelta coraggiosa perché divide, mentre invece attorno ad Alessandra c'è tutta la città. E lei ha fatto una scelta però di impegnarsi per dimostrare che in questa città si può scegliere tra il bene e il male, è la fatica di ogni giorno, forse di questi tempi ancora di più, dove non c'è più nulla di scontato, quindi dobbiamo ogni volta rinnovare l'impegno per la scelta. Quindi oggi mi farebbe piacere dedicare questo giorno all'impegno rinnovato di ognuno di noi a convincere quelle persone che ogni mattina non sanno ancora da che parte andare di scegliere l'amore e di scegliere la giustizia. Questo non lo possiamo affidare solamente alle forze di polizia, ai magistrati, alle istituzioni, al sindaco, una scelta è un impegno di ognuno di noi. Io penso che si può scegliere, però ricordiamoci che ci sono persone a cui non è stato mai dato forse fino in fondo la possibilità di scegliere, non diamo mai nulla per scontato. E in Alessandra che ho conosciuto in questi anni, così come tantissimi altri familiari, oserei dire tutti, non ho mai trovato parole d'odio, anzi le cose che più mi hanno impressionato sono state le visite che hanno fatto verso i carnefici. Questa è la scelta ancora più coraggiosa, che è quella di non odiare, di tendere la mano e far comprendere che c'è un momento della vita in cui anche l'odio lo puoi trasformare non in indifferenza, ma appunto in un rinnovato impegno, quella funzione rieducativa non solo della pena, ma di una comunità. Napoli ce l'ha queste energie che però vanno sempre alimentate, perché è una città complessa, è una città difficile e nelle due parole io non ho mai trovato il giudicare nei confronti degli altri. E credo che in questi anni abbiamo fatto un lavoro importante in questa direzione, dimostrando che nei confronti della criminalità, in ogni sua espressione, non bisogna essere tentennanti e ambigui. Bisogna essere netti, dando l'esempio, essendo punti di riferimento, facendo errori, ma non facendo errori sul tema dell'etica e sul tema della giustizia. E quindi io ti ringrazio perché ho una foto, tu lo sai, su una delle tavoline del mio ufficio c'è la prima volta che mi sindaco, giugno del 2011, eravamo un po' più giovani, tutti quanti, però è un ricordo molto bello. Oggi siamo qui, alcuni sono diversi, però vedo la stessa energia, quindi grazie di essere venuti e ricordiamo Silvia con l'impegno quotidiano, non solo con la cerimonia è importante, ma quello che è ancora più importante è quello che possiamo fare ogni giorno e noi personalmente la faccia su questi temi, oltre che la faccia anche il corpo di impegno ce l'abbiamo sempre messo, quindi grazie e buona giornata a tutti.